Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist Limiti. Se avete un compito sui limiti e avete già visto tutti i video sulle singole forme indeterminate, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti. Partiamo subito con un esercizio. La prima cosa da fare, abbiamo detto, è andare a sostituire al posto della x il valore indicato. Quindi andando a mettere 1 viene 2 meno 1, 1. Ln di 1, logaritmo naturale di 1, vi ricordo che fa 0. Al denominatore 1 alla terza fa 1, meno 1, 0. Abbiamo visto nei video precedenti che quando ho la forma indeterminata 0 fratto 0, quello che devo andare a fare è scomporre con i prodotti notevoli il numeratore e il denominatore. Tuttavia il logaritmo naturale non si scompone in alcun modo e quindi, come piano B, proviamo ad applicare il teorema di De L'Hôpital, che vi ricordo dice di andare a derivare il numeratore e il denominatore. Il limite che verrà sarà identico al limite di partenza. La derivata del logaritmo è 1 fratto l'argomento per la derivata di quello tra parentesi. La derivata di quello tra parentesi è 2 lo porto davanti per 2 4x, e quindi al numeratore 4x, e al denominatore ho l'argomento. Se non vi ricordate come si deriva il logaritmo, vi invito a guardare il video derivata del logaritmo. Mentre la derivata della potenza che abbiamo al denominatore è 3 lo porto davanti, abbasso di grado, 3x alla seconda, e la derivata di 1 è 0. A questo punto lo riscrivo in maniera più carina, quindi al posto di fratto 3x alla seconda ho scritto per 1 fratto 3x alla seconda. Noto che una x si può semplificare. A questo punto andiamo a risostituire. Sopra rimane 4, sotto 2 meno 1 1, per 3 3, quindi il risultato è 4 terzi. Andiamo a vedere un altro esercizio. Come sempre andiamo a sostituire. Al numeratore ho meno infinito alla seconda che fa infinito. Meno infinito, infinito. 2 per meno infinito fa infinito. Quindi la forma indeterminata è infinito fratto infinito. Abbiamo visto che quando c'è questa forma indeterminata qui, il trucchetto è di andare a considerare il grado più grande al numeratore e il grado più grande al denominatore, mentre tutto il resto lo lasciamo da parte. Quindi riscriviamo il limite tenendo conto solo delle potenze che hanno importanza. Al numeratore quindi scrivo solo 3x alla seconda, perché meno x è più piccolo come grado e quindi non ha importanza. Al denominatore c'è solo 2x, quindi ricopio. A questo punto si può semplificare una x e rivado a sostituire. 3 per meno infinito fa meno infinito. Infinito. Fratto 2, meno infinito fratto un numero fa sempre meno infinito. Quindi il risultato del limite è questo. Andiamo a risolvere quest'altro esercizio. Come sempre andiamo a sostituire e notiamo che sopra ho 0 e sotto ho di nuovo 0. Quindi siamo nella forma indeterminata 0 fratto 0. Qui possiamo riapplicare come prima il teorema di De L'Hôpital, oppure, visto il tipo di limite che abbiamo, andiamo a scomporre sia il numeratore che il denominatore. Al numeratore mi accorgo che posso raccogliere a fattore comune x alla seconda e quindi rimane x alla terza fratto x alla seconda x più 2x alla seconda fratto x alla seconda rimane 2. Al denominatore mi accorgo che posso raccogliere anche qui x alla seconda e quindi rimane x alla quinta diviso x alla seconda 5 meno 2 3, quindi x alla terza meno 1. Come sempre quando andiamo a scomporre deve sempre semplificarsi qualcosa, infatti x alla seconda e x alla seconda vanno via, quindi rivado a sostituire. Sopra 0 più 2 2 e sotto meno 1, quindi il risultato è meno 2. Ultimo esercizio, come sempre andiamo a sostituire. Meno infinito alla terza fa meno infinito. Meno infinito elevato alla seconda fa più infinito. Per meno 5 davanti fa meno infinito, quindi non lo riscrivo. Meno 4 per meno infinito fa più infinito. Quindi siamo nella forma indeterminata più infinito meno infinito. Abbiamo visto nei video precedenti che la regola è di andare a raccogliere il grado più grande. Tutto il resto non va considerato. Quindi il limite di partenza è identico a risolvere il limite di x alla terza. Meno infinito alla terza fa meno infinito ed è il risultato del limite. Ora tocca a te. Questa settimana alziamo il livello. Come una vera e propria coach ti sfido a far sempre meglio. Riesci a fare tutti gli esercizi senza nemmeno fare un errore? Prova. Allora, com'è andata? Gli esercizi erano troppo facili, troppo difficili? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti
al mio canale per non perderti i nuovi video. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Questi video sono l'occasione per ripassare attentamente tutti i passaggi e scoprire che quello che prima pensavi impossibile in realtà è molto facile. Ci vediamo al prossimo video!